ragazze a Monteparchi, questa è la 65esima edizione e cominciano domenica 24 febbraio le sfilate dei carri in centro storico, quindi saranno 2 domeniche e poi il martedì grasso. Già è stata fatta una prima iniziativa, perché sabato sera alle stanze c'è stato il Pinocchio d'Oro con l'elezione dei migliori cantanti tra i più piccoli, quelli un pochino più grandi e un premio della critica. Ovviamente il carnevale a Montevarchi non finisce con i carri, anzi abbiamo un'altra iniziativa di grande pregio che è quella della mostra dei disegni che vengono fatti dai ragazzi e che si svolge alla Bartolea con la premiazione che verrà fatta martedì 5 marzo con anche l'allestimento dell'ufficio postale distaccato per l'annullo filatelico. Come sapete anche questa è una tradizione. Ultima tradizione che si svolge sul territorio di Montevarchi è la migliore mascherina che viene fatta al pestello, anche questo è il 31esimo concorso. Qui abbiamo numeri grossi perché parliamo della 65esima edizione, 65esimo quindi Carnevale, 14esima edizione del Pinocchio d'Oro, della nuova versione del Pinocchio d'Oro, 31esima edizione del concorso per la mascherina e più abbiamo anche le frazioni perché sia a Levani che a Mercatale si svolgeranno durante la domenica 3 marzo e martedì 5 marzo le sfilate dei bambini e le feste dedicate al carnevale. Quindi, come sempre, il carnevale a Montevarchi è pensato per i bambini, è dedicato ai bambini e quindi vuol dire stare fuori, andare fuori con i carri, avere un mini Luna Park in piazza per divertirsi e giocare e divertirsi giusto appunto per queste domeniche.